Amici sportivi, buongiorno e benvenuti in diretta da Roma, dall'Istituto per il Credito Sportivo, dove per Radio Day Roberto Monforte vi saluta e vi ringrazia per averci scelto anche in questa occasione, per aver scelto la radio ufficiale del Frosinone Calcio. Siamo a Roma, dove oggi alle 12.30 è prevista la conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Frosinone Calcio, accordo ovviamente rivolto alla realizzazione, all'ultimazione del nuovo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Proprio oggi, qui in questa sede, il presidente Maurizio Stirpe sta di fatto siglando l'accordo che porterà l'Istituto del Credito Sportivo a concedere un finanziamento di 8 milioni di euro. Sì, 8 milioni di euro che la società giallo-azzurra utilizzerà, come detto, per la realizzazione dell'impianto che è in fase di ultimazione. Manca veramente poco, forse tra meno di 30 giorni il Frosinone Calcio avrà la sua nuova casa, così come è accaduto per stadi e per club importanti come la Juventus e l'Udinese. Ora tocca al Frosinone, tocca alla formazione giallo-azzurra ripartire nella prossima stagione sportiva, proprio dall'impianto Benito Stirpe, per programmare una stagione che sono certo sarà importante e sarà, secondo me, foriera di un percorso lungo nel quale il Frosinone, l'ho detto più volte, proprio il presidente Stirpe vuole stabilmente rimanere, vuole stabilmente giocare nei campionati più importanti del calcio italiano. Io personalmente ho messo alle spalle la stagione che si è conclusa ieri con la vittoria del Benevento. Il campo ha detto che il Benevento raggiunge spalle Verona in Serie A e in maniera abbastanza, direi, obiettiva, in maniera abbastanza corretta, dobbiamo accettare il giudizio del campo e smaltire, non è semplice, questo lo capisco, l'amarezza per il risultato conseguito in questo campionato. Ecco perché dobbiamo proiettarci, proprio passando attraverso un appuntamento come quello di oggi, a quello che sarà il futuro recente, il futuro immediato del Frosinone Calcio, ossia la nuova casa, un nuovo impianto, 16.125 posti tutti al coperto, una struttura che dal punto di vista della sicurezza probabilmente sarà tra le meglio attrezzate e più sicure della nostra Italia, e non solo, aggiungo io, alta tecnologia, la vicinanza anche della questura di Frosinone, della prefettura nel percorso di realizzazione di questo stadio, la vicinanza delle forze dell'ordine per garantire quegli standard di sicurezza europei ad un impianto che sarà, come detto, la nuova casa del Frosinone, impianto nel quale noi speriamo tutti si possa continuare a scrivere una storia che è stata splendida in questi anni, ma lo sarà. Voglio essere ottimista dopo le settimane di, ovviamente, grigiore, no? Un po' cupe appena trascorse. Dicevo, un futuro che sarà, sono certo, di livello assoluto per la formazione giallo-azzurra. Non sono solo, oggi lo staff di Radio Day è al completo. Chiedo ad Andrea Campioni di raggiungermi, dall'altra parte mi raggiunge qui in postazione. Magari iniziamo a fare qualche riflessione insieme su questa giornata. Tanto ci sono alcuni ospiti che si accomodano, prego, prego, non si preoccupi. Andrea ci raggiunge proprio in questa postazione, mentre aspettiamo l'arrivo ovviamente degli ospiti. Andrea, un appuntamento questo che segna, possiamo dire, l'inizio della stagione, da questo punto di vista. Innanzitutto buongiorno a tutti, sì, credo che questo sia il primo vero appuntamento stagionale del Frosinone Calcio, dal momento che dopo la disfatta contro il Carpi nessun dirigente, nessun componente della società aveva mai rilasciato dichiarazioni in merito alla stagione. Non credo sinceramente che oggi il presidente faccia il punto sulla stagione appena trascorsa, perché appunto fa parte del passato, ma si focalizzerà sull'immediato futuro, che prevede uno stadio di proprietà, una nuova casa per questa squadra, nella quale si spera si possa costruire un futuro migliore rispetto a quello che ci aspetterà il prossimo agosto, con l'inizio del campionato, di un nuovo campionato di Serie B. 16.125 posti tutti al coperto, peraltro c'è una splendida gigantografia che non so se riusciamo a poter inquadrare. Il nostro Luigi Tomassi, che oggi veste i panni di regista in esterna, come sovente è accaduto,
vi sta facendo vedere proprio la gigantografia di questo progetto, di un progetto che sta diventando realtà, che primeggia qui nella sala dell'Istituto per il Credito Sportivo. Dicevamo, uno stadio dagli standard di sicurezza particolarmente elevati, ma anche dal punto di vista della tecnologia, dal punto di vista della fruibilità anche per i diversamente abili, uno stadio che avrà all'interno degli spazi a servizio, quindi immagino aree di ristorazioni, uno stadio che magari in futuro avrà aree commerciali, insomma un progetto che va al di là dei 90 minuti di gioco, Andrea, no? Sì, il Presidente ha sempre ribadito di voler costruire uno stadio che sia fruibile per tutta la settimana, non solo quando si gioca. Quindi le aree commerciali, come ha ribadito più volte, saranno edificate in seguito, perché ovviamente l'aspetto più importante è quello del calcio giocato, quindi quello che preme di più al Presidente è donare uno stadio da 16.125 posti all'altezza della società e della squadra che si sta destreggiando egregiamente nel calcio, nel panorama calcistico italiano, per cui sarà uno stadio a tutto tondo. So che verrà edificato anche un ristorante all'interno dello stadio, per cui ragazzi, anche la parte enogastronomica deve avere comunque un ruolo importante, no, in questo progetto, quindi soprattutto per la nostra cucina ciociara, che non è inferiore, non è seconda a nessuno in Italia, no? Assolutamente sì. Allora ti interrompo un attimo perché è arrivato in sala anche l'amico, il direttore del gruppo di Ciociari Oggi, Massimo Pizzuti, che mi raggiunge, lo disturbo. Ciao Massimo, buongiorno, siamo in diretta su Radio Day, ma anche sul nostro canale Facebook. Può essere questa conferenza, questo finanziamento, questo patto fra Credito Sportivo e Federazione Calcio realmente l'inizio della nuova stagione sportiva legata direttamente al nuovo stadio? Massimo. Ma noi qualche giorno fa abbiamo scritto che questo Frosinone, almeno per quello che è il nostro punto di vista, riparte da due certezze, la società e lo stadio. Crediamo che nessuno smentirà questa tesi, perché una società forte che guarda al futuro e un'infrastruttura come questa fortemente voluta dal Comune di Frosinone e dal Presidente Stirpe costituiscono una base importante per ripartire e per pianificare obiettivi importanti nei prossimi anni. Certo, la delusione della mancata promozione in Serie A rimane tutta, però si riparte con qualcosa di molto importante a fondamento delle speranze e soprattutto di un progetto che secondo me nel corso degli anni darà ancora grandi soddisfazioni ai tifosi e alla città. Massimo, un progetto che è anche un segnale per il territorio, per la città, al di là dei discorsi elettorali che in queste ore imperversano, però fattivamente un dirigente, un presidente, un manager come Maurizio Stirpe dà un segnale reale e concreto a tutta la città, a tutto il territorio. Questo è un progetto che mette Frosinone al centro di un discorso nazionale e internazionale. Gli stadi di proprietà, anche se questo in realtà non è proprio uno stadio di proprietà, gli stadi stati in concessione per circa 50 anni. Stati nella disponibilità delle società di calcio sono il punto di partenza per rendere davvero industria e davvero solida tutto l'asset calcio nell'ambito dei grandi asset che compongono il PIL nazionale. E la patrimonializzazione delle società di calcio ormai si sa parte proprio da uno stadio di cui la società deve disporre. Frosinone ha anticipato in questo senso tantissime città più grandi in Italia e soprattutto lo ha fatto realizzando uno stadio moderno che credo sarà oggetto nei prossimi mesi di grande attenzione da parte di tutti i media nazionali e internazionali. Massimo, ti ringrazio, non rimane altro che ascoltare insieme alla conferenza. Grazie, grazie, Massimo, grazie a Massimo Pizzuti e ai colleghi di Ciociaria Oggi. Vi ricordo che siamo in rigorosa diretta su Radio Day, sulla nostra pagina Facebook, dall'Istituto per il Credito Sportivo. Arrivano i primi ospiti, allora io mi stacco dalla postazione mentre il nostro regista torna sul tavolo che tra poco sarà ovviamente il centro della conferenza. Arriva anche il presidente Maurizio Stirpe, io mi accomodo
in postazione e tra pochissimo cederò ovviamente la linea e il microfono al tavolo dove, come vi dicevamo fino a qualche istante fa, sta per avere luogo la conferenza stampa di presentazione dell'accordo del finanziamento che viene siglato proprio oggi, viene sancito proprio oggi tra il Frosinone Calcio e l'Istituto per il Credito Sportivo, un finanziamento di 8 milioni di euro che sarà utilizzato per la realizzazione, l'ultimazione, visto lo stato dei lavori fortunatamente molto molto avanzato, al di là dei discorsi che sono stati fatti in queste settimane, finanziamento che porterà, come detto, alla realizzazione del stadio Benito Stirpe, stadio ovviamente intitolato al papà del presidente Maurizio. A partecipare, chiedo scusa per il colpo di tosse, ma questa aria condizionata è un po' fastidiosa. A partecipare all'incontro Paolo Bedin in rappresentanza della Lega di Serie B, il dottor Paolo D'Alessio, istituto del credito sportivo, il presidente Maurizio Stirpe per il Frosinone Calcio, e poi probabilmente abbiamo al tavolo anche un altro interlocutore di cui adesso vi sveleremo ovviamente l'identità ed il ruolo. Sorridente Maurizio Stirpe con il dottor D'Alessio, adesso si scambiano delle riflessioni con Paolo Bedin. Io sono contento, Andrea, perché questo mi sa tanto di nuovo inizio positivo. Sì, sono d'accordo con te, perché la società ci mette la faccia sempre e comunque. La linea al tavolo, subito. Ok, prende la parola Paolo D'Alessio, presidente dell'Istituto del Credito Sportivo. Buongiorno, Credito Sportivo. Oggi è una giornata in cui celebriamo veramente la realizzazione, ormai prossima al completamento, di un'arena, di una bellissima arena del calcio, è realizzata anche con un investimento assolutamente alla portata, contenuto in un'area del paese che non possiamo assolutamente definire un'area privilegiata del paese, e quindi è uno stadio a dimensione 16.000, poco più di 16.000 spettatori, uno stadio con moderno all'inglese, lo vedete, ecco qua, abbiamo cambiato look alla nostra sala consigli, sulla destra abbiamo il rendering dello stadio, quindi questa è la dopo Udinese e Juventus, sotto ci sono gli altri rendering, e in effetti è ancora troppo poco spessa la parete, poi magari ne parleremo in seguito, e quindi quindi stadio moderno, spesa di investimento contenuto, visibilità, comfort, sicurezza, tecnologia adatto alle famiglie che vivrà 7 giorni su 7. E adesso vediamo innanzitutto come sta, qual è lo stato dell'arte, l'azione dei lavori attraverso un filmato, e poi dopo magari proseguo un po' l'intervento e poi dopo passo la parola agli artefici, ai veri protagonisti di questo caso di successo del nostro calcio, del nostro sport.
Ecco, allora diciamo, in Italia fino adesso è dimostrato, è stato difficile realizzare stadi, nuovi stadi, invece nel resto d'Europa e nel mondo i stadi moderni sono stati realizzati, i sistemi calcistici godono ovviamente di un valore economico più importante, perché contribuisce in modo significativo al fatturato, al PIL dell'industria del calcio, e quindi realizzarli effettivamente si è dimostrato difficile, e per questo motivo io voglio fare a maggior ragione i complimenti a chi è artefice di questi primi casi di successo, il terzo nel nostro panorama calcistico, il Frosinone, che grazie a un gioco di squadra importante col Comune, che è sempre il fattore di successo per realizzare i nuovi impianti, è riuscito a portare a termine, pronto dalla stagione calcistica proprio, questa bellissima arena che vedete qua rappresentata, e che quindi diciamo, mi auguro possa rappresentare un volano, un esempio, una best practice da imitare, e fare in modo che questa nuova generazione di stadi, perché a livello sistemico serve una nuova generazione di stadi, non uno stadio, una nuova generazione che deve attraversare, come quel caso in quell'Italia che vedete rappresentata a sinistra, un po' tutto il nostro territorio, quindi da nord a sud, ecco, questa nuova generazione vada a fare in modo che la nostra industria del calcio, la nostra economia del calcio possa progredire, possa far migliorare lo spettacolo, possa far migliorare i risultati sportivi di tutto il sistema paese. Noi siamo uno degli attori e vedo che le precondizioni si stanno realizzando. C'è una legge 147 per l'iter amministrativo che è stata anche migliorata, c'è il decreto legge in conversione che propone alcuni miglioramenti sia per l'iter sia soprattutto per la bancabilità, insomma per la finanziabilità dell'opera. Ci sta il credo sportivo sempre più attento, con strumenti sempre più adeguati e col fondo di garanzia. Ci stanno ulteriori attori che si stanno affacciando a sostenere questi investimenti finanziari, e soprattutto ci stanno presidenti lungimiranti, imprenditori lungimiranti che investono lo sport, come nel caso del presidente Maurizio Stirpe, al quale faccio i complimenti, al quale passo la parola, per aver realizzato, portato a compimento in questo bellissimo progetto in un momento tutto difficile del nostro paese. Vi faccio i complimenti, grazie, e gli passo anche la parola. Buongiorno a tutti, noi non è che abbiamo tante cose da dire oggi, anche perché la stampa l'ho sempre tenuta al corrente di tutti i passaggi relativamente all'iter che ha portato alla realizzazione di questo stadio, per cui mi limiterò a darvi gli ultimi dettagli che penso che possano essere decisivi. In pratica noi contiamo entro la metà del mese di giugno di completare tutte le lavorazioni che riguardano la U, il ferro di cavallo che è stato realizzato ex novo, in pratica, cioè tutto quello che riguarda lo stadio ad eccezione della main stand centrale. Quindi a quel momento dovremmo dire che al 100% nell'anello i lavori sono stati completati. Poi passeremo alla fase che secondo me è la più delicata di questa costruzione, che riguarda in pratica la copertura della main stand. Copertura della main stand che ha un mese di ritardo rispetto alla pianificazione originaria, perché in pratica ci sono dei componenti della stessa che richiedono dei bagni di zincatura molto particolari, che si trovano solamente a Trieste in questo momento, capito? Quindi un po' perché questa zincheria è stracarica di lavoro, per cui anche perché è l'unica in Italia che, all'interno della quale si può consentire di fare una lavorazione di questo genere, quindi ha avuto questo ritardo, quindi presumibilmente noi riteniamo che intorno al 20-25 di giugno possano iniziare le operazioni di montaggio della main stand e le operazioni di finitura delle torri faro. L'azienda si è impegnata con noi a chiudere tutta la parte delle lavorazioni metalliche entro il 5 di luglio. Entro il 5 di luglio.
mentre le altre ditte, quindi le ditte che debbono completare, diciamo, le operazioni all'esterno e all'interno della pancia e lasciatemi dire anche quelle relative al completamento dei servizi, tipo l'illuminazione, tipo diciamo, i servizi igienici e altre cose, ci hanno dato come data ultima il 23 di luglio. Quindi in teoria, se tutti rispettano le date, come mi auguro che avvenga, il 23 di luglio noi dovremmo aver completato definitivamente la costruzione dello stadio. A quel punto, naturalmente, che cosa significa? Lo stadio non è che il 24 di luglio uno è come un'automobile, la mette in moto, cioè lo stadio ha bisogno di un periodo di gestazione, di crescita e di messa a regime di tutte le cose che ha, dalle parti commerciali ai negozi, alle altre cose. Quindi io ritengo che sarà immediatamente fruibile per la disputa degli eventi sportivi, però attraverso un processo che secondo me richiederà dai 4 ai 6 mesi, ci sarà poi progressivamente la messa a regime di tutto quello che in pratica è previsto all'interno dello stadio. All'interno dello stadio, dove diciamo che la parte più importante riguarda le sale che sono adibite a merchandising, al Museo del Frosinone, alle aree di ristoro, alla sala multimediale che in pratica noi vorremmo utilizzare o farla utilizzare dai cittadini di Frosinone qualora avessero degli eventi da far svolgere, quindi darla in pratica alla città in modo tale che chiunque voglia svolgere degli eventi, insomma, naturalmente qualificandosi in un certo modo, abbia la possibilità di trovare un luogo dove poter in pratica far svolgere questo tipo di attività. Avrà diciamo un altro locale che in pratica è una sorta di palestra scomparsa, cioè nel senso che nel giro di 2 ore può essere trasformato in una sala per eventi, per esempio. Ci sarà la sede del Frosinone Calcio dentro diciamo, la pancia della main stand, per cui riteniamo che tutto questo in una logica temporale che può andare dai 4 ai 6 mesi possa essere portato a legge. Detto questo, in pratica il percorso del Frosinone Calcio dal punto di vista della realizzazione delle infrastrutture può dirsi oramai completato, quasi, per cui al centro di Ferentino, al quale vorremmo e stiamo trattando anche con il comune per fare un'ulteriore implementazione, però al momento diciamo, non ci è pervenuta riguardo nessuna risposta, e lo stadio, diciamo che la società alla fine ha investito 18 milioni di euro in totale in 2 anni, quindi, per cui l'intervento del credito sportivo, che è un intervento, vi ricordo, in finanziamento, non a fondo perduto, è un prestito che naturalmente la società deve rimborsare in 15 più ci sono anche la possibilità di altri 5 anni. È un aiuto importantissimo, probabilmente senza questo aiuto non si sarebbe potuto fare questa realizzazione, perché naturalmente non è che le società di calcio che lavorano in Serie B possano diciamo, avere a disposizione delle risorse tali da poterle anticipare sic et simpliciter senza invece contare su un arco di ammortamento diciamo, dell'investimento che appunto la possibilità di questo prestito ci ha consentito di ottenere. Come naturalmente, diciamo non la voglio omettere di dimenticarlo, è stato importantissimo l'intervento del Comune, perché non dimentichiamo che una parte di quest'opera si svolge su un manufatto che era già esistente, che era la main stand, al quale sono state aggiunte delle opere che il Comune ha fatto autonomamente. Quindi non ho voluto estendere inviti particolari, perché sapete che c'è la scadenza elettorale, per cui sarebbe stata un'occasione di facile strumentalizzazione, però siccome quest'atto era importantissimo,
non è che si poteva rinviare, quindi ho preferito andare avanti e naturalmente ognuno fa le valutazioni che deve fare, però senza dimenticare che la società di calcio è una cosa, la politica è un'altra cosa e naturalmente sono cose che possono viaggiare su livelli che si possono anche incontrare certe volte. Qui devo dire che in ogni caso è stato un incontro positivo perché ha portato alla realizzazione di un'opera che secondo me, se non ci fosse stata la buona volontà da parte di tutti, probabilmente non si sarebbe potuta realizzare. Quindi grazie al Comune di Frosinone per quello che ha fatto, grazie a te per quello che ha fatto, un ringraziamento particolare a tutti i progettisti, a tutti i collaboratori, a tutte le imprese che diciamo, si sono dedicate alla realizzazione di quest'opera, secondo me mettendoci anche qualcosa di proprio, anche a livello di cuore e anche a livello di affetto, verso proprio la realizzazione in quanto tale. Quindi non è stato diciamo, un passaggio freddo, ognuno ci ha messo qualcosa in più. Naturalmente speriamo, anzi non è che speriamo, dobbiamo averla fruibile dall'inizio del campionato perché non esiste un piano B, o si gioca al Casaleno o si gioca al Casaleno, capito? Quindi non è che esistono altre possibilità, quindi sarà ancora un bimestre veramente molto impegnativo da questo punto di vista, per cui diciamo che la strada è, vediamo la luce alla fine del tunnel, però il tunnel ancora un pezzettino lo dobbiamo percorrere e dobbiamo percorrere. Quindi grazie. Passiamo la parola a Paolo Pedin che è qui con noi, direttore generale della Lega Serie B, e che, al quale va fatto un ringraziamento perché attraverso la Lega di B si è avviata l'interlocuzione del credito sportivo su questo bellissimo progetto e quale quindi anche noi abbiamo potuto contribuire effettivamente alla sua realizzazione. Buongiorno a tutti, intanto i ringraziamenti al credito sportivo, al Frosinone per l'invito, quindi al commissario D'Alessio, al presidente Stirpe. Cosa dire come Lega B? Che siamo orgogliosi e felici sia arrivato questo giorno e saremo orgogliosi e felici quando arriverà il giorno dell'inaugurazione dello stadio, perché una delle nostre associate, anche se so che dicendo così faccio un po' male al presidente Stirpe, perché sarà nostra associata per un altro po', ma poco, presidente, perché con la pianificazione e la programmazione si arriva sempre a me, malgrado i meriti ci siano stati anche quest'anno, è solo una questione meramente numerica, assolutamente so che ci vuole bene, però dal punto di vista sportivo evidentemente c'è qualcosa sopra. Ma dicevo, siamo orgogliosi che la nostra associata arrivi a un punto di caduta come quella di una programmazione che porti alla progettazione e all'inaugurazione tra poche settimane di un nuovo impianto sportivo. E il nostro è un sistema, quello sportivo e calcistico in particolare, che necessita di progetti di medio-lungo termine e che troppo spesso invece incontra proprietà o comunque società che non hanno la capacità di guardare oltre la mera stagione sportiva o la prossima che si accinge ad affrontare. Ci sono due elementi focali per cui il progetto di medio-lungo termine e il progetto di uno stadio è importante, uno di carattere sociale e uno di carattere economico-finanziario. Ed entrambi hanno una valenza straordinaria. Quella sociale perché per poter fidelizzare una tifoseria, un territorio, per poter stringere un senso di appartenenza di una squadra che abbia più o meno storia con la propria gente, quindi la popolazione della città o il tessuto sociale di un territorio come una provincia, è necessario che il luogo dove la società svolge i propri eventi, quindi lo stadio, sia un luogo in linea con i tempi, in linea con le esigenze delle persone, e i nostri impianti non lo sono. E siamo rimasti l'ultimo forse dei paesi europei a non averlo compreso appieno da un punto di vista prettamente di natura sociale, cioè poter dare, regalare alle persone che vengono a seguire un evento live quei minimi requisiti
dal parcheggio all'accoglienza, da un posto a sedere certo a un tetto che gli ripari dall'intemperie, da un minimo di offerta di food and beverage, di servizi che gli permettano di assistere all'evento in maniera congrua rispetto a quelli che sono i tempi. Che oggi così abbiamo le stazioni, così abbiamo gli aeroporti, così abbiamo i centri commerciali, così abbiamo i cinema e solo gli impianti sportivi non sono andati in scia a quello che sono gli altri grandi agglomerati che ospitano socialità. Il secondo elemento è economico-finanziario. O il sistema calcistico raggiunge un equilibrio del proprio conto economico o noi avremo un sistema sportivo e calcistico che non attira imprenditori sani e solidi come quelli che ha Frosinone Calcio. E se noi non siamo in grado di generare un volano che garantisca anche il ricambio imprenditoriale, oltre dire, al ricambio dei tifosi e dei giocatori quando rinnoviamo le nostre rose, il nostro è un sistema che si impoverisce, che non ha una visione futura rosea. Uno degli strumenti per mettere il conto economico in sicurezza sono due strumenti: ottimizzare i costi e incrementare i ricavi. Il lavoro a casa sull'ottimizzazione dei costi, anche mi sento di dire per delle decisioni in parte coercitive, normative, che le leghe, anche la nostra, si sono dati, penso al tetto alle rose, al salary cap, alle liste chiuse, è stato fatto. Bisogna aprire l'altro grande elemento, che è l'aumento dei ricavi. E non bisogna inventarsi nulla se non andare a vedere cosa ha permesso a mettere in sicurezza le società, addirittura a farle diventare società inutile, le società inglesi, tedesche, adesso anche spagnole e francesi. Cioè una voce che si chiama in termini inglese match day revenues, cioè ricavi da giorno gara. I ricavi da giorno gara si possono avere se si hanno strutture come quella che il Frosinone si appresta a inaugurare, che aumenteranno i ricavi da ticketing, ma anche da catering, cioè da food and beverage, da hospitality, quindi le aziende con i box, e da tutto quello che dal punto di vista commerciale si riuscirà a mettere dentro i nostri impianti. Quello che significa incrementare i ricavi di conto economico e mettere in sicurezza, come diceva il Presidente Stirpe, società che oggi a livello di risorse possono contare su risorse limitate, che non permettono di avere un conto economico in pareggio, che quindi devono fondarsi sulla capacità da un lato, volontà, passione, mi fermo qui perché sono tanti poi gli aggettivi che bisognerebbe aggiungere, di proprietà illuminate come quella del Presidente Stirpe a Frosinone, che però, parliamoci chiaro, non ci sono comunque, anzi. Quindi un plauso, abbiamo bisogno, in inglese si dice di best practice, cioè di buoni esempi, è vero lo Juventus è utile solo di buoni esempi, abbiamo bisogno di esempi anche più, come dire, più calati nelle realtà di medie e piccole dimensioni, e questo è un esempio importante per noi come uno strumento collaterale che è Bifutura, società della nostra piattaforma infrastrutturale, stiamo cercando di spingere le società a seguire questa scia e speriamo fra qualche anno di poter annoverare tanti impianti come il Casalino e tante proprietà che si accingono a investire come ha fatto il Presidente Stirpe. Un applauso anche al credito sportivo, è un elemento focale del nostro sistema che non esiste all'estero ed è un elemento su cui noi dobbiamo posare la speranza e l'ambizione di poter costruire un rinnovamento infrastrutturale al nostro paese. Grazie a tutti. Il protocollo che prevede qualche domanda? Sì, c'è una domanda, speriamo che non sia. Sì, è nella velina comunque. Radio di Frosinone, chiedo al Presidente Stirpe innanzitutto dal punto di vista della ricaduta positiva sul territorio non nel breve periodo, nel medio periodo, questa struttura anche commercialmente che tipo di impatto può avere e quali sono gli auspici in questo senso della società? Grazie. Ma il nostro obiettivo è quello di far aumentare del 20% i ricavi della società, quindi l'ho detto in tempi non sospetti. Quindi se lo vogliamo quantificare, diciamo, noi ci aspettiamo che le vendite aggiuntive siano pari almeno a 2 milioni di euro rispetto a quello che cassiamo adesso. 2 milioni sono, cioè
il ricavo dai biglietti, ma anche da altri tipi di attività che tu puoi svolgere. Naturalmente ho detto che è una struttura che vive 7 giorni su 7, quindi sarà presidiata 7 giorni su 7, quindi all'interno cioè dello stadio ci saranno delle figure permanenti, delle figure diciamo che invece lavoreranno in modo occasionale, cioè quindi a seconda degli eventi che ci stanno, però diciamo avrà anche una base stabile. Vorremmo in pratica avere noi diciamo, la regia all'interno dello stadio, quindi stiamo chiedendo, stiamo facendo anche dei raffronti con società che potrebbero anche gestirlo, prendere le chiavi in mano e gestirlo completamente, vedere un attimo qual è la soluzione migliore. Però non vorremmo perdere la padronanza sul tipo di attività che si deve svolgere all'interno dello stadio, perché sennò come cioè, viverlo da spettatore, allora anche la società stessa diventerebbe un ulteriore spettatore oltre agli spettatori che già ci sono. Quindi questo diciamo, fa parte di quel work in progress che durerà 4-6 mesi e che probabilmente poi all'inizio dell'anno prossimo ci farà prendere la decisione definitiva. Abbiamo già un organico. No, ancora non l'abbiamo. Sì, ma in ogni caso, allora, in pratica sarà sempre una gestione che verrà pagata da qualcuno. Perché è chiaro, la società di calcio in pratica prende una serie di servizi in affitto e quindi pagherà un canone. Qualunque evento verrà svolto lì, ci sarà sempre qualcuno che pagherà un canone. Quando parlo dei 2 milioni io penso che almeno il 50% sarà coperto completamente dalle fee degli utilizzatori dello stadio. Se posso domandare Bedin, lei prima parlava di salary cap, di liste chiuse, quindi insomma di indicazioni che vengono date alla società per quanto riguarda insomma gli organici. Invece proprio per quanto riguarda le strutture, la Lega cosa può ulteriormente fare per sollecitare, ove possibile, quei club le cui strutture purtroppo, dico io, sono carenti dal punto di vista della fruibilità, della sicurezza? Ci sono delle situazioni in generale, parlo, non mi riferisco a nessun club, che potrebbero prevedere un miglioramento, una crescita. Quindi la Lega come può sollecitare questi club e le amministrazioni comunali a trovare una soluzione per quantomeno per l'ammodernamento di alcune strutture che ne avrebbero bisogno? Grazie. Sono due leve, una esiste già e più che la Lega è la federazione che attraverso un documento che si chiama Sistema Licenze Nazionali, che è il documento che permette l'ammissione ai campionati, impone uno dei tre criteri, i criteri infrastrutturali, impone una serie di requisiti minimi standard sia a livello di sicurezza sia a livello di requisiti generali che l'impianto deve avere. D'altra parte evidentemente è liberare risorse da investire obbligatoriamente sulle infrastrutture. Una parte c'è perché c'è una legge dello Stato che dispone che le risorse per le leghe professionistiche siano investite in voci molto specifiche, tra cui lo sviluppo infrastrutturale. Qualcosina in più si può fare in termini di motivazione affinché le società, almeno il mio personale punto di vista, quindi in questo momento non come Lega ma come Paolo Bedin, è quello almeno di fare il primo step, che è la progettazione preliminare. Perché il primo step è uno step che da un lato fa prendere coscienza alla proprietà delle grandi possibilità che ci possono essere dietro un progetto di nuovo stadio, dall'altro lato lo mette inizialmente al corrente di quello che può essere il ritorno dell'investimento o il non ritorno dell'investimento dell'operazione. Quindi potremmo motivarli almeno a fare il primo passo fondamentale. Siete coinvolti in tanti progetti e
la ricetta giusta, a mio avviso, è un mix di fattori. Sicuramente ci vuole il presidente lungimirante che ha intenzione di investire, sicuramente ci vuole l'amministrazione comunale che è disponibile a cedere allo stadio e a trovare un punto di equilibrio fra le esigenze che talvolta sono un po' differenziate fra quelle del comune proprietario dello stadio in quasi tutti i casi e il club calcistico. Quindi sicuramente il fattore di successo che viene confermato anche dal caso Juventus e poi dal caso Udine è la coesione e le sinergie tra amministrazione comunale e presidenza e club calcistico. E poi il credito sportivo deve contribuire sia come diceva anche il direttore generale Bedini, fin dalla prima parte dando consulenza perché deve fare in modo tale che l'operazione venga progettata sin dall'inizio sostenibile, bancabile, quindi nel tempo realizzabile attraverso l'intervento di finanza esterna che può essere quella del credito sportivo, ma stiamo anche percorrendo strade anche innovative insieme a Bifutura, cioè quella di individuare un partner sempre di proprietà pubblica che è l'Inbimit, che possa intervenire addirittura nell'equity di questi progetti, quindi c'è un fondo chiuso immobiliare, Inbimit è l'SGR del Tesoro, 100% del MEF, e quindi in questo caso con la messa a disposizione anche dell'Inbimit di una certa disponibilità ad investire in questo settore si possono ampliare anche le opportunità di realizzare appunto stadi sostenibili nel tempo perché cominciano a avviarsi con una percentuale di equity maggiore rispetto a quella che possono mettere il club. Quindi in sintesi io penso che le precondizioni si stanno realizzando, la parte finanziaria diventa sempre un po' più facile e anche se vogliamo differenziata fra parte debito e parte equity. I comuni c'è maggiore consapevolezza che devono contribuire, i club questo è un esempio, devono guidare e il gioco di squadra poi quello che è il fattore vincente, un gioco di squadra in cui si ragiona in sinergia per raggiungere l'obiettivo. Realizzazione delle opere. Non so, è stato un richiamo o è stato così un... No, non è stato un richiamo, anche perché i collabori stanno cominciando già ad essere fatti. Tutte le parti che sono state realizzate non è che bisogna aspettare che in pratica l'ultimo cantiere venga affondato. Cioè, anche lì in pratica parallelamente allo stato d'avanzamento dei lavori vengono fatti anche i collabori. Alla fine non dico che al 23 di luglio ci riempiamo tutti perché poi ce ne sono almeno, non vorrei sbagliare, almeno un paio che devono essere successivi alla realizzazione dell'opera, come anche la presa visione da parte della federazione, della Lega di Comi, successivi. Però siamo a buon punto, è chiaro che la parte più delicata è tutta la parte che riguarda poi tutte le opere di sicurezza. Tutto quello che può avere un impatto sulla sicurezza. Ad onor del vero noi abbiamo voluto anche agevolare per fare il collaudo perché se vi ricordate bene sempre mesi fa avete portato in classe, quindi una prova della galleria del vento a Milano, al Politecnico di Milano, proprio per essere sicuri al 100% che di superarli. Certe cose anche in funzione dell'esito di quella prova sono state anche riprogettate in pratica in funzione dei risultati insomma, che ci sono stati. Questa è una zona che ha una particolare ventosità, quindi certe opere sono state adeguate anche alla direzione del vento. Diciamo che la parte dei collaudi più delicata è quella che riguarda la main stand, naturalmente anche però raccomando.
domanda seria, non ce ne stanno, non esiste il piano B. O si gioca a Casaletto. Quando pensa a innamorarlo? Non lo so, questa è una bella domanda, anche perché purtroppo la termine dei lavori coincide con l'inizio del periodo feriale. Bisognerà vedere, insomma, di trovare un periodo dove possiamo raccogliere soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, quindi sarà semplice. Io immaginavo la fine del mese di giugno, che siamo bravi, e se no, l'ultima settimana del mese di agosto. Poi non so, diciamo che è un fatto, capito, non sembra che uno si rinomina, capito, con Casaletto, gli altri vanno bene a chiamarlo. Anche il cuore di campione, fresco, quindi ci possiamo accomodare qua nella stanza a fianco per un piccolo rifresco e quindi e confrontarci un po' su qualche argomento che riguarda gli stadi. Grazie. Allora, c'è uno scambio di doni, di presenti tra il Frosinone Calcio e l'Istituto per il Credito Sportivo. Ve lo stiamo facendo vedere, sì, ok Andrea, puoi andare. Ve lo stiamo facendo vedere in diretta. Presidente Maurizio Stirpe, per il dottor Paolo D'Alessio, una targa. E adesso i colleghi ci coprono un pochettino, cerchiamo per quanto possibile di lasciarvi guardare l'inquadratura. Arrivano un po' da tutte le parti e ci stanno coprendo, ve lo racconto. Il presidente Maurizio Stirpe è un presente, c'è anche la maglia per il commissario dell'Istituto Credito Sportivo, la maglia numero 8, numero 8, come 8 sono i milioni di euro concessi a Credito Sportivo. Per il dottor D'Alessio anche questa, insomma, è una finezza niente male, anche questa è una finezza niente male, che il Frosinone Calcio ha voluto ovviamente offrire all'Istituto per il Credito Sportivo. Una conferenza nella quale vengono dette un paio di cose particolarmente importanti. Non ci sono altre soluzioni, o si gioca al Casaleno o si gioca al Casaleno, basterebbe questa per far capire quanto è forte e ferma la volontà del Frosinone per l'immediato futuro. Sono state date anche delle indicazioni: 23 luglio l'inizio dei lavori per la tribuna centrale, per le torri faro, e comunque a ridosso dell'inizio del campionato i lavori saranno di fatto conclusi, come gran parte dei collaudi, perché man mano che vengono realizzate una serie di opere e di infrastrutture vengono fatti anche dei collaudi, e dunque l'opera che procede speditamente e che ovviamente porterà il Frosinone Calcio presumibilmente al 25 di agosto. Ecco qui passare il presidente Maurizio Stirpe, salutato dai colleghi anche di Ciociaria oggi. Diciamo, l'indicazione secondo me più importante che è stata data è che al 25 di agosto il Frosinone Calcio avrà, all'inizio, con l'inizio del campionato, Andrea, in quella data il Frosinone Calcio avrà il suo stadio. Sì, come ha detto il presidente, il campionato inizierà al Benito Stirpe. Ovviamente tutti ce lo auguriamo, perché sarebbe un passaggio importantissimo per la storia di questo club e per la storia di questa provincia, che da sempre è stata bistrattata ma adesso sta alzando la testa. Allora, io direi che dall'Istituto per il Credito Sportivo è tutto. Io ringrazio Andrea Campioni, grazie Andrea. Grazie a voi. Ringrazio il nostro Luigi Tomassi, direttore di Radio Day, ma mai come in questa occasione regista in esterna. Da Roberto Monforte è tutto, questo è il servizio che siamo in grado di offrire, speriamo con passione e professionalità. Questo è il nostro modo di fare comunicazione, questo è il nostro modo di raccontarvi il Frosinone. Che questo sia un nuovo inizio della stagione sportiva, un inizio positivo, un inizio importante. Lasciamoci alle spalle ciò che è stato, guardiamo avanti, perché c'è da essere orgogliosi, di quello che sta accadendo. Io chiudo.